Soddisfazione perché la partita, quando sono entrato io, la partita ancora sull'1-0 e noi stavamo spingendo, ci stavamo credendo. Poi quella è una casualità, nel senso che sono entrato voglioso, carico per cercare di pareggiare e poi vincerla, così è andata, ma quello penso sia casualità. Di cosa significa una vittoria del genere conquistata dopo una partita di grande sofferenza anche? Sì, il primo tempo abbiamo sofferto magari su alcuni aspetti, non siamo stati magari cattivi negli ultimi metri, però al secondo tempo poi è venuta fuori la squadra, è venuto fuori il gruppo, è venuta fuori la voglia di portare a casa il risultato in casa e alla fine ci siamo riusciti. Ecco, queste sono le vittorie che soprattutto all'inizio della stagione, poi in un derby, aiutano tanto, no? Esatto, sì, le prime partite di campionato si sa sempre che sono un po' la squadra, si deve sempre conoscere, bisogna trovare la condizione, quindi queste vittorie qua vanno prese sì per crescere, per maturare, per migliorare, però danno la consapevolezza che la squadra c'è e può fare veramente bene nel corso della stagione. Poi fare due rimonte comunque contro due squadre non facili da affrontare, non Sì, è poco. perché lo stesso a Carrara la partita si era messa male e siamo andati sotto. E poi secondo tempo come oggi, secondo tempo di oggi siamo riusciti a rimontarla. Questo ci fa capire che magari non dobbiamo concedere un tempo, 20 minuti agli avversari perché poi non sempre partite si possono ancora ribaltare, però al momento la strada penso sia quella giusta. Io sono arrivato, diciamo che nessuno se l'aspettava, cioè, c'era e c'è ancora molto, molto scetticismo, molta curiosità su di me. Però io ci tenevo a tornare a Arezzo perché comunque la prima squadra l'ho solo assaporata dopo 6 anni di settore giovanile e da aretino ci tenevo veramente a giocare per l'Arezzo. Per me è una stagione importante. Io ho detto il primo giorno che sono arrivato veramente in punta di piedi, mi metto a disposizione del mister che sia 5 minuti, 10 minuti, quello. Però da parte mia ci sarà sempre il 110% perché veramente è un'occasione che voglio sfruttare. Non solo perché gioco nell'Arezzo, ma perché comunque penso che sia un'occasione importante. Io, diciamo, cominciamo dall'inizio, da quando sono arrivato, con tanta voglia, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di divertirmi ancora e poi questi colori io, ben sapete voi, io li porto molto molto bene e li voglio tenere stretto, quindi ogni possibilità che abbiamo quasi tutti in rosa bisogna approfittarle al 100%, quindi è toccato. Dopo 3 palloni eravamo sul 2-1, uomo in meno loro. Sinceramente sono momenti che uno non riesce a spiegare. L'importante però che era, ci tenevamo a vincere questa partita che era molto difficile. Poi è iniziata così, così male, su una ribattuta, il loro gol, e non riuscivamo a pareggiare. È toccata a me questa fortuna, ecco, perché ci siamo, che è una cosa bellissima che mi è capitata e contentissimi per aver raggiunto la vittoria. Ah, sicuramente sono soddisfazioni importanti e quando uno meno te l'aspetti entri in campo, prima palla che tocchi fai gol di testa, seconda palla che tocchi l'espulsione, terza palla che tocchi la punizione, gol. Cioè, è una cosa che è strana nel calcio, infatti la cosa bella che c'è al calcio sono questi momenti. Poi su un derby, sotto la curva, cioè, è stata una serata veramente bellissima. Ripeto, la cosa più bella di tutte è che abbiamo vinto la partita, che era fondamentale per noi. Senti, il presidente ci ha detto che aveva parlato con te prima della partita, chiedendoti qualcosa, e tu gli hai detto sì, glielo darò, è così? Allora, è capitato che stavo facendo prima, mentre i ragazzi facevano il riscaldamento, ero in palestra, uscivo dalla palestra, entrava lui allo spogliatoio, mi ha detto: "Allora, ora come sei messo?" Ho detto: "Presto, io ci sono." È andata bene. Cielo, cielo, cielo. Poi in un derby, sai quanto i tifosi lo aspettavano, anche per come erano andati quelli dell'anno scorso, tu non c'eri, insomma, furono un po' delle delusioni. Sì, no, lo so, derby sono derby, sono partite speciali per i tifosi e poi uno che sta dentro li vive, e sapevamo l'importanza che era la partita in sé, ma più che altro erano 3 punti. Giocando in casa sentiamo ancora l'entusiasmo, quindi con i piedi per terra, perché adesso mercoledì abbiamo un'altra partita importante ad Alessandria, abbiamo un giorno in più rispetto a loro, quindi cercheremo di recuperare il massimo possibile. Ah, io mi metto a disposizione del mister. Il mister sa cosa posso darle, qualsiasi sistema di gioco, so che posso darle un qualcosa, lui sa le mie caratteristiche e quindi
L'importante quando sono chiamato in causa è dare il mio contributo, come lo stanno facendo tutti, perché anche la settimana scorsa Nicolò è entrato benissimo, Iaia lo stesso, oggi è toccato un'altra volta Nicolò. L'importante, come ti dicevo, ripeto, bisogna che tutti siamo sul pezzo e diamo il nostro contributo, anche 5, un minuto, dare il massimo.